E buongiorno a tutti, ed eccoci in un altro giro, sempre di sabato mattina. Stamattina sono le 6:15, ho fatto una levataccia per partire prestino per non trovare traffico nei centri abitati che passeremo. La destinazione di oggi è andiamo verso il Giau, ragazzi. Oggi lì dovrebbe essere una bella giornata, visto che sia qua sia là ieri pomeriggio e ieri sera ha piovuto, e anche parecchio, e vedremo come sono messe le strade. E ci stiamo avvicinando al passo Giau, alla salita. Siamo in avvicinamento, ho saltato tutta la parte noiosa perché sennò veniva tutto lunghissimo. La temperatura è frizzantina, non c'è umidità, adesso non so, ci saranno 15-16 gradi qua più o meno, poi qui all'ombra si sentono di più. Qui c'è il laghetto di Alleghe, bello. Siamo proprio al centro. Inizio ufficialmente il passo Giau. Adesso vediamo dov'è il Velox. Il famoso Velox con cui fanno cassa. Che paesaggio però, bello. Ma porca puttana, che strada! Che bello paesaggio, ragazzi. Questo è questo qua. E ma è sulla solita su. Ma non so come la gente faccia a prendere le multe là, perché è anche ben segnalato. Boh, vabbè. E siamo arrivati! Aspetta che non fermo un sbarro adesso, ciò! Vai Andrea!
Io penso a queste cose in coglioni. Oh, qua. Non lo fa, il sole si sta bene, dai. Allora, non mi dove che era l'autovelo, che sta qua su. Spero che fosse, chissà dove. Che l'autovelo, che sta già anche ben segnata, cioè. Sì, però dopo... Che fa la gente a ciappare il multa là? Cioè, ti lo vedi? Ammiriamo il paesaggio. Bellissimo il paesaggio da qua. Ecco fatto, arrivati al Giao, fatto un po' di fotine e adesso ci dirigiamo verso il passo Falzarego, che è da una mezz'oretta da qua. Bello, bello.